Alessandro, allora come commentare questo pesante 4-0? C'è poco da dire, quando perdi 4-0 netto così, in pochi giorni dobbiamo vedere quello che abbiamo sbagliato, soprattutto come un atteggiamento o come mentalità. Abbiamo giocato contro comunque i campioni d'Europa e dobbiamo mettere da parte tutto, già domenica diventa fondamentale per noi. Ecco, eravate partiti anche bene con quel palo di Almiron, poi cosa vi è mancato? Sì, siamo partiti bene, però poi ci siamo accusati del fatto comunque che siamo partiti bene, dovevamo invece ricercare sempre continuamente le nostre cose, abbiamo fatto un po' meno e poi l'Inter c'ha i numeri per qualsiasi momento per sbloccare la partita e poi tutto è andato in salita. Aspetto, eccetera, solamente da adesso da mettere da parte subito in 2 giorni e ricominciare a ricaricare le batterie perché per noi domenica è importantissimo. Alessandro, come giudichi alcune decisioni arbitrali? Ha fatto discutere una doppia ammonizione non concessa a Stankovic, poi 2 rigori per l'Inter, come hai visto il tutto dal campo? No, non giudico gli arbitri, penso che non ci sia stato niente di così eclatante. Perciò tutto quello che è successo dobbiamo fare solo tesoro e capire dove abbiamo sbagliato e basta, non dobbiamo pensare neanche agli arbitri. Per voi la prima sconfitta in campionato, qual è l'umore del gruppo? Ma c'è sicuramente rammarico, c'è rabbia per non aver dimostrato ancora una volta qual è il nostro valore, però dobbiamo tenere questa rabbia fino a domenica per smentire adesso quelli che magari ci aspettavano al varco per dire che invece non siamo una squadra che può far male a tutti adesso, quindi dobbiamo imboccarci le maniche e fare un'ulteriore smentita da domenica. Rieccoci C'è da dire insieme, anche a sì. proposito della partita di ieri che Parisi si è salvato, Mi è lui si è piaciuto Parisi, sì. È salvato un buon momento di e forma, poi sta peraltro. bene, è stato praticamente l'unico con un tiro di Barreto, a parte il palo di Almiron, è stato l'unico che ha impegnato Giulio Cesare. 080 501 9998, magari per un'ultima telefonata in diretta. Ricordiamo che siamo anche collegati su Radio Bari e poi attraverso il sito www.radiobari.net. Solo su Telebari a seguire c'è il sindaco Emiliano che torna nei nostri studi per iniziare gli appuntamenti della stagione 2010-2011. C'è un amico in linea, pronto? Enzo, ciao Mimmo, Ciao saluto il Mimmo. signor Frisin. Ciao. Niente, Enzo, vabbè, in generale io non farei dei drammi perché alla fine io ho colto anche delle cose positive, diciamo, nel massimo della Tipo? negatività della prestazione. Tipo, io insisto nel dire che se Gezal sfruttasse di più, diciamo, le sue potenzialità, Gezal ha giocato 10 minuti in avanti, nel momento in cui è entrato anche D'Alessandro, si è girato una volta e calciato in porta, cosa che magari Kutuzov, che sappiamo benissimo che fa tutt'altro lavoro, comunque sempre apprezzabile, magari difficilmente fa. Enzo ci ha dato un'indicazione importante, questo ragazzo è da sfruttare di più, D'Alessandro parlo, d'accordo? Va bene, grazie, grazie. Secondo te lo potremo vedere di più da Alessandro oppure lo vedi nell'ottica un po' come Ma Kamata no, è uno del che quarto d'ora deve finale, sì. chiaramente maturare, però nell'ottica della partita di domenica, il Brescia è sicuramente una squadra che gioca chiusa, fa dello ostruzionismo e poi ha due attaccanti importantissimi che sono Eder e lo stesso Bonazzoli che è fortissimo sulle palle alte, Caraccio insomma. anche, Caraccio, sì. è fortissimo, tant'è vero, il primo gol è stata un'azione di Caraccio, insomma. Vabbè, staremo a vedere. Davvero l'invito domenica alle 3 a riempire lo stadio. Andate perché comunque questo è un Bari che va incoraggiato. Speriamo davvero sia soltanto un cattivo ricordo questo 0-4 contro l'Inter di Benitez. Intanto ringrazio come sempre Grazie a voi. il nostro Gigi Frisini, grazie anche a voi, tra poco il sindaco in questi studi, per quello che ci riguarda ci ritroviamo domani perché bisognerà già presentare, pensate, Bari Brescia in questa settimana ricca di appuntamenti che non ci fa tirare il fiato in nessun modo. Ciao!